Ciao ragazzi, io sono M. Io sono S. E oggi ci scappa il morto. Ci scappa veramente il morto. Perché oggi, cari ragazzi, stiamo recensendo questo Classic Army SL8 e questo Jinjong 416 con un piccolissimo particolare. Abbiamo fatto un piccolo upgrade, esatto, al gruppo aria. Perché ovviamente anche lo suo meccanico T è un meccanico con i controquazzi, proprio, come si può dire. E adesso due semplici fucili da soft air sparando i proiettili veri. Questo spara un 223 Remington o un 556 NATO. Fico, e questo è un calibro 22. Cioè, ragazzi, per farvi capire, un pallino da 6 mm, questo bestione spara questo. Che poi un proiettile è piccolo lì. Sì. È più piccolo. Sì, ok, ma è peccato che è poco più lungo, eh. Sì. Questo è il proiettile di questo fucile. Uccideremo il proprietario così poi ce le riportiamo a casa queste. Questo forse era meglio dirlo davanti a lui perché è lì seduto, però vabbè. Vabbè, troppo tardi. Già. Non si è dimenticato, sono immortale. Ah, ok, è immortale. È bene. Giusto, è un lander del cazzo. Ah, vai, vai. Anche con questi non credo, ah, però va bene, va bene. Iniziamo una volta e basta. Vabbè, proviamo, poi vediamo se... Vabbè. Cari ragazzi, questo, come ho detto prima, è un SL8. Ma non è della fisicarne, tanto ripeto. Cioè, questo costa un bel 2 cubuzze. 2 cubuzze e mezzo, quasi. 2 euro. 2 euro e mezzo, quasi. Per 1000. Questo invece è un... un 416. Una HK416 con il calcio del 417, che è molto più figo di quello normale. Sì. Cari ragazzi, non dire? Sapremo cosa dire. Cioè, allora, il gruppo PAP... Il gruppo PAP è dedicato a tirare dietro la levettina. Anche per poi aprire il coso, arrivare aperto perché non c'è il colpo dentro. Però io non ho il colpo dentro, anche se è finto, non carico. Non lo voglio mettere lo stesso perché può rifare dei danni a un fucile coso 2 cubuzze e mezzo. Non lo voglio fare. Quindi lo gruppo PAP in questo fucile non c'è. Perché spara quanti metri di distanza? 600. Ah, 600 metri di distanza come un fucile da soft air. E quello spara 200 metri di distanza come un fucile da soft air, quindi più o meno. Sì, un po' overjaw. Leggermente overjaw. Cioè, questi tornei non te li fanno usare. 950 metri al secondo comunque. Sto cazzo. Ma sì, è leggermente over. Sono leggermente over joule. Se non avete sentito, spero di sì, comunque fa 950 metri al secondo. Sto cazzo. No, ma qua c'è lo pap, vedi? Basta tirare indietro l'otturatore, no? Vedi? E qua regoli sto cazzo. Sto cazzo proprio. Cioè, okay. Che bel burino che fa proprio. Sì, si vede che proprio made in Cina questi cucini qua. Sono proprio belli. Belli made in Cina. Con Triacon. Proprio bello finto. Non vero, non originale, cari ragazzi. Un'ottica che è un'ottica del software questa, cari ragazzi. È vero. Questa è un'ottica che costa 40 euro da qualsiasi sito di San Marino, ragazzi miei, Cioè, questa ne costa minimo quanto? 1.100. Solo l'ottica? Boh, io vado a casa, signore, è stato bello. Quindi mi porto c'è un bello fucile a 3.600 euro? Sì. L'ottica costa 1.100 euro, ragazzi. E di piede non è una replica, adesso ne costa 86. Ah, bene. Ah, quindi anche il BP, ma puttana miseria, ragazzi, io c'ho paura di tenere rimasto fucile qua. Vabbè, dai, adesso parte degli scherzi, è abbastanza pesantino il tuo, eh. Questo è un fucile a cecchino. 5 e mezzo, giusto? Circa 5 kg e mezzo. Questo è un fottutissimo fucile a cecchino. È molto più veloce in avanti, proprio per questo c'è l'utilizzo del... consigliato l'utilizzo del bipiede. Aris. Molto figo perché è possibile montare Aris qua a fianco, nel caso uno volesse montare torce o laser o bevare. O Ampec, ovviamente dal costo, il risorio. Finti, ovviamente comprati sempre da questi sì, negozi. Degli Ampec in plastica da 15 euro che sono dei portabatterie, no? Figo. Poi ovviamente qua abbiamo fatissime, ovviamente bellissime le scritte. Con scritto HKSL8, poi abbiamo scritto il calibro 223 Remington e che ne coche. Poi abbiamo ovviamente entrambe le armi sono di uso civile, quindi entrambe non hanno la da
entrambe sono soltanto sicura semiautomatica. In particolare di questo qua, credo che neanche l'arma militare ha. C'è anche l'elastica. È lo stesso modello che ha messo la. Hai fatto bene a chiederlo, perché stavo per dire una grandissima. Noi in questo campo siamo un po' ignoranti. Sì, un po', leggermente. Infatti per questo ci... Abbiamo il padrone di casa. Abbiamo il padrone di casa che ci fa da tutore, da cicerone, possiamo dire. Quindi, cari ragazzi, SL8. La S. No, è il mio? E tu che cazzo devi dire? Se adesso vado io, è più bello questo, guarda che bello. Ma no, dai, quanto è figo questo qua, dai. Stessa casa, sono? Sì, sì, HK. Dai, è molto più figo questo, dai. Descrivilo loro. Ma allora, sai cosa ti dico io? Va bene, va bene, io non finirei questo video. Anzi, io ti dico che se tu ti piace tanto il tuo bel cecchino del cazzo, io mi prendo un grande bel cecchino, che è questo. Oh. E ora dimmi se non è più bello il mio che il tuo. Forse non si vede qua, adesso dovrò mettere le zoomate. Questo è un fucile particolare, perché? Questo è un Well, è un USR10 della Well. Esattamente. Tutto in plastica. Ovviamente tutto in plastica. Ovviamente. Porca troia, sei figo, sto fucile, wow. VTR, c'è anche scritto, se non sono cieco, VTR. Allora, la particolarità di questo fucile. E sono emozionato. Lo so, posso capire, cioè, ma non fucile a 3000 euro. Stai sudando freddo? No, sto sudando proprio, non vedi, cazzo. No, vabbè, la grande particolarità è che questo c'ha la canna triangolare. Minchia, che figo. La canna interna è rotonda. Ma dai. Insomma, che magari qualcuno dice, oh, quello triangolare, ma che proiettili sparo, insomma. Tipo te prima. Esattamente. Potevi anche omettere di dietro, spero che dopo tu lo tagli, perché vabbè, fa lo stesso. La canna esterna, l'output barrel, è triangolare. È per quale motivo è triangolare? Vediamo se sei stato attento quando ha spiegato prima perché. Se ero attento, ma già non lo ricordo. Ok, perfetto. La canna triangolare, perché quando ovviamente si spara con un fucile da soft air come questi, si produce immenso calore. Il calore in una canna rotonda viene dissipato verso l'alto, impedendo la visione del bersaglio, quindi la corretta mira del bersaglio, acquisizione del bersaglio. In questo caso, essendo triangolare, faccio vedere dove esce in questo modo. Si allarga ai due lati del triangolo, aspetta, lasciandoti di qua e di qua, lasciandoti la distanza, il bersaglio libero, la visione libera, la visuale libera, insomma, cavolo dirlo, per mirare correttamente al bersaglio. Hai visto? Sì, adesso non carico perché poi mi partirebbe via il proiettile finto. Io. Finto. E questo che essendo un cucina da cecchino, serio, bolt action, che cazzo sto dicendo, figa? Ma sei emozionato? Sono emozionatissimo, lascia stare. Al grilletto di un sensibile. Sì, ce l'aveva detto la grammatura. 200 grammi, che se per me sarebbe, però capisco, non capisco un cazzo. Niente, vabbè, diciamo, cioè, che 200 grammi, cioè lo sfioro. Prima l'ho caricato, l'ho toccato appena, l'ho sfiorato e è partito il colpo. Cioè, sono rimasto male, ci infatti. Ci potevi sputare sopra, sul grilletto, e sparavo lo stesso. Dopo sì, sì, molto molto sensibile, altro che grilletti della minchia. Allora, quello piccolo è 223. E 22. Allora, cari ragazzi, abbiamo ora la comparazione dei proiettilini. Allora, questo qua riprendiamo quello del... Abbiamo il fucile, il proiettile della K416. HK416. Adesso mettere lo zoom. Che è un 22. Molto piccolino, ma cattivo, eh. Poi abbiamo, mettilo a confronto con quelle due lì. Poi abbiamo quelli del SL8, che sono dei fighi 223 Remington. E poi abbiamo un 3, c'era anche scritto 08, hai letto, Winchester, che è leggermente un po' più cazzuto. Ok. Un po' più cazzuto. Sì, tanto poi faremo un video parte. Esattamente, un po' più cazzuto, cari ragazzi. SMT vi porta anche a rivere, perché noi, ricordatevelo sempre, stay angry, stay biru sempre, una figata. Quindi proprio per questo noi siamo qua. Allora no, io dopo, cioè, questo video, ragazzi, armi vere, cioè proiettili, questi due che ho in mano nella mia sinistra sono veri, cioè nel senso non è che sono veri, dentro sono vuoti, sono armati, ok? Quindi io li appoggio prima che uccidi qualcuno. Ma che c'hai la mano che dà le botte, fucili, e si sa mai, partono, non via, si sa mai che l'emozione ha scaturito qualche reazione chimica. Non si sa mai. No, e niente, ragazzi, no, dicevo che
porca vacca. Cioè, abbiamo fatto una tripla recensione in un solo video di armi vere. Cioè, se qua non mettete un fottuto mi piace, non commentate con voi con un video che vi state segando in bagno, cioè, mi incazzo, chiudiamo il canale e andiamo a fare un culo tutti. Cioè, potrei quasi mettermi a piangere qua. Bravo. Che orazione. Cioè, io rispetto che discorso noi... al popolo di YouTube. Allora, noi conosciamo tutti gli altri YouTuber, infatti poi domani andremo anche in una fiera dove ci sono tutti gli altri. Io rispetto tutti gli altri, ma andate nei canali degli altri, ditemi se c'è un fottuto video con una recensione di merda di fucili veri. O no? Poi magari adesso l'hanno fatto, io non l'ho visto, faccio la figura di merda. Adesso io mi sono grattato con un proiettile, tra l'altro. Beh, è utile, è vero che tacci con il anche io ci volevo provare prima, è molto bello, sai, me lo porterò uno a casa, sai. Vabbè, detto questo, oltre ai mi piace, ai commenti, andate anche su Facebook, che metteremo anche delle foto fighe dei fucili, eh? Quindi andate su Facebook, mi piace, e ci seguite anche su Facebook, ok? Ecco, okay. No, aspetta, facciamo una alla volta, che sennò qua è un casino, io... La colta è mia! Continuiamo con la nostra recensione lunga 8 ore. Tieni, questa penso che tu la conosca abbastanza bene. Yeah! Papà mio! Sembra di essere una... la madonna! Cari ragazzi, comincio io, posso cominciare io? Vai, vai! Abbiamo una Glock G19. 19? 19? Cazzo. Dici il nome. Dici il nome, questa è una Glock di G19. Cazzo, oh, è identica. Oh, le armi da sotterra sono identiche a queste. Il problema... Dio, canaglia. Il problema è che questa non è una software come quella do... quella di questa? Come ciccioso, guarda qua che bello. È ciccioto, cari ragazzi. Io non lo metterei dentro. No, neanche lo metterei dentro. Non sa mai. È un'arma da softair, no? Ok, questa è un'arma elettrica della cima. La madonna, sei dura, ragazzi miei. Altro che softair qua. Siamo bambine. Ti sei cagato a to. Puttana miseria. E quella è tua, Questo è tuo, Miki. Sono diversi. Sono leggermente diversi questi proiettili, ragazzi miei. Cioè, adesso tu commenti e farai la tua recensione. La madonna, è durissimo, non pensavo. Cazzo. Io vedevo nei film fare così, con una facilità allucinante. Ho detto, madonna, magari sono... Sto cazzo, ragazzi miei. Che calibro sono questi? La Glock 9x21, quella di chiamata 765, ma non è una porta, una franchilata, un modello forte. C'è anche scritto Frankie Lama modello Colt. Questa sta morendo, tanto alla 19:11 il centesimo anniversario. Sì. Descrivila. Allora, che cazzo devi scrivere? Cioè, G19. Qua abbiamo la Frankie Lama con due L. Sì, Lama, dovete dire Frankie Lama. Tipo quando Claude è ciocco dite uguale. È un nostro amico Claude, lascia stare. Ok. Modello Colt, praticamente è la Colt 1911. E che dire? È vera. Basta. È vera. Vera. Cari ragazzi, e qua invece abbiamo una beretta. Una beretta con un bellissimo. Guarda che bello. Le guancettine con il dove ci puoi appoggiare il pollice o per ficcare bene qua. A me la beretta non mi piace, però quelle guancette mi esaltano. Sono veramente da Dio, qualcosa di incredibile. Colt, io intanto. Cioè, sentite l'odore di... L'estre duro di queste armi qua è allucinante. È proprio lo stesso l'odore di metallo. L'odore del metallo, senti, uguale a quello del software. Uguale, identico proprio. Cioè, uguale. Proprio sente che è un metallo da fuoco, no? Che costa un cavolo perché deve sopportare dei panini di plastica, di ceramica, no? Cioè, ragazzi miei... Ti rumo un attimo la G19 perché... È spettacolare. Questa qua è la prima... Cioè, l'abbiamo vista anche noi adesso, con voi, Quindi, per noi è... un'estasi. Mamma mia, vado a metterla giù, chiamalo qua perché sono qua da mezz'ora il video, qua non mi ha fatto bene. Qua è un casino, qua è un po' tutto. Hai altri. Tira fuori anche la katana. Allora io rinnovo i ragazzi a casa, l'obbligo che vi ho detto, 18.000 mi piace, 24.000 commenti, andate su Facebook per forza.
cioè fatelo perché è allucinante. Cari ragazzi, ci siamo fatti i chilometri per venire qua e... Cari ragazzi, per basta, voi, per basta. Voi, per loro, poi per loro, perché per noi... No, per noi, per noi, noi basti venire qua, stare comunque in mezzo a tutte queste armi, con una buona compagnia, con un buon bicchiere di vino. Quindi proprio per noi, sai come ragazzi, noi facciamo per voi, noi ci sbattiamo solo per voi. Questi sono sforzi che noi facciamo solo per voi, cari ragazzi, solo per voi. Quindi, da S è tutto. Da M con tipo, aspetta fammi, 13.000 euro in mano, è tutto. Puttana, mi fai, vado a prendere una macchina nuova. Saluta anche tu per favore, almeno. Vi grazie dell'attenzione. Bene, il padrone di casa salutato, ora morirà. Esattamente. Il padrone di casa l'avete visto una volta, quindi se lo metti più dov'è? Sapete non siamo stati noi. No? È tutto, ciao ragazzi. Stay hungry. Stay viru. Bene. Mua.